abbiamo realizzato un mix tra cultura di carnevale di Paternopoli e tradizioni di luminare. A Paternopoli la tradizione delle luminarie si fonde con l'arte delle maestranze del carnevale. Nascono così le luci artistiche irpine. Siamo andati nel laboratorio dei fratelli Blasi, dove, nonostante la crisi, si producono opere d'arte luminose e si dà lavoro a tante famiglie. Siamo a Paternopoli, Fratelli Blasi Luminari, siamo con Antonio. Questo è un periodo un po' particolare, ormai è il secondo anno, siamo in pandemia, sì. E le feste, quelle di piazza, sono diminuite. Però voi vi siete organizzati? Praticamente da pochissimo abbiamo realizzato un mix tra cultura di carnevale di Paternopoli, che c'è una grande tradizione, tradizione, e tradizioni di luminare. Da questo mix nasce praticamente questa realizzazione di queste luminarie. Partiamo da un modello con stampa in 3D. Questo modello in proporzione riusciamo anche a realizzare strutture anche oltre 10 metri. Questo orso qui uscirà a breve in un film, La notte più lunga dell'anno. Questo orso qui è stato installato Città di Potenza, Stale 2020, e Piazza della Prefettura. A gennaio, durante lo smontaggio della piazza, siamo avvicinati praticamente dalla produzione di Rai Cinema e ci invita praticamente a non smontare quelle che sono le strutture. E quindi ci siamo trovati con delle strutture natalizie a fare da scena in un film. Ma le luci artistiche sono davvero opere uniche. E sto riprendendo adesso invece una meravigliosa struttura che rappresenta un cigno, e questo è destinato alla maratea. Tutte le saldature sono fatte con tecnica a filo continuo. Ma le novità non finiscono qui. Abbiamo deciso di creare delle postazioni di selfie. Quindi quando sarà illuminato uno si può mettere tranquillamente con le ali. Ma ora andiamo a vedere come si montano queste strutture. Dentro di noi c'è in preparazione una luminaria. I ragazzi stanno installando un angelo in 3D, una struttura che entra in una collezione particolare. E quindi abbiamo pensato, io con la mia famiglia e con i ragazzi che ci seguono, di regalare a Paternopoli questo tipo di installazione. Ora ci godiamo l'accensione delle luci. Vicino a te ce lo presenti, abbiamo tuo padre. Vicino a me abbiamo Giuseppe, il boss. Non boss delle cerimonie, ma boss delle luminarie. Boss delle luminarie, nonostante la crisi, però vi state organizzando e state riuscendo, insomma, a superare questo momento. Siamo una bella squadra, siamo 6 o 7 persone e si lavora tutti insieme. Date lavoro anche alle persone qui di Paternopoli. Molti si domandano come sono assemblate queste strutture così belle. Vengono saldati dei telai in alluminio, come in questo caso. Ora c'è anche da dire una cosa, Enzo. Ogni struttura che noi abbiamo ha un collaudo e una certificazione tecnica. In tante città italiane sono quindi presenti le luminarie Blasi. Questa invece è una foca gigantesca, luminosa, e anche questa foca è destinata a qualcosa di prestigioso. Questa struttura qui la vedremo installata a Monte di Procida, in occasione di Procida Città della Cultura 2022. Qui abbiamo invece un plastico, un qualcosa di nuovo che state preparando, tra l'altro destinato a Benevento. Un modellino da cui ricavare chiaramente poi la luminaria. Questo qui è un modellino prodotto a mano. Qui abbiamo la maestranza dei maestri artigiani del Carnevale di Paternese. Ecco. Un primo monumento di luminarie perenne. Ed è un qualcosa di... Quanto sarà grande, scusami, poi alla fine? L'altezza è intorno ai 6 metri. Antonio, ma abbiamo trovato una chicca qui, proprio davanti al portone di casa tua. Questo è un cornicello portafortuna. È anti-Covid. Praticamente nel periodo dove su ogni balcone vedevi bandiera italiana, noi oltre la bandiera avevamo pensato di fare... Uno scongiuro luminoso, un cornicione gigante. Sperando di iniziare a fare qualche festa anche di piazza. Ecco, potrebbe funzionare.